I pedagoghi del mondialismo, gli architetti del competitivismo sans frontières e naturalmente gli aedi del nuovo padronato capitalistico globalizzato hanno già deciso, stanno perseguendo con successo mediante l'immigrazione di massa, ossia la deportazione di massa di esseri umani, il loro obiettivo. E il loro obiettivo è essenzialmente quadruplice. Primo, terzomondizzare l'Europa tutta, creando una nuova plebe policroma di individui atomizzati e senza identità, schiavi ideali per i processi dello sfruttamento del lavoro umano. Secondo, produrre un ribasso costante nella forza lavoro, facendo competere una sparuta cerchia di lavoratori protetti da diritti sociali e salariali, gli italiani, i francesi, gli spagnoli, con una massa sterminata di schiavi deportati dall'Africa, disposti a tutto pur di arrivare a fine mese e quindi tali da abbassare il costo della forza lavoro della classe lavoratrice nel suo complesso. Terzo, l'obiettivo è quello di produrre e generalizzare il profilo del migrante. Il capitalismo non vuole integrare i migranti e renderli come noi, vuole rendere noi come i migranti, senza identità, senza cultura, costretti all'erranza planetaria, condannati alla deportazione permanente. Oggi i giovani vivono già alla stregua di migranti. Quarto, l'obiettivo è quello di dissolvere l'idea di popolo come comunità etica, così dice Hegel, come comunità unita nella tradizione, nell'appartenenza a una cultura, nell'identità linguistica e di, potremmo dire così, immaginario collettivo, per sostituire tale popolo con una massa anonima di individui precarizzati e senza identità, che siano gli schiavi ideali per il capitalismo globalizzato.